Salve a tutti e bentornati su Overfoolish. Guardate un po'. Guardate un po' tutto il farming che vi siete perso. Mi sono fatto un culo a trallo per farmi sta armatura. Principalmente tutta Rathian. C'è anche un pezzettino di Diablos. E ho anche potenziato il martello quasi al massimo, perlomeno per il mio attuale livello. Senza indugio, continuiamo la nuova missione perché io ho voglia di andare avanti e non potevo andare avanti senza di voi. Quindi, incarichi. Adesso sarò troppo forte rispetto alle missioni, ma chi se ne frega. Ombre sinistre nella palude. Io mi farei anche un pranzettino veloce. Appunti però, grazie. Così... vai. Voilà. Magna, magna. A posto. Direi che siamo abbastanza pronti. Nel frattempo, il nostro micciozzoli è diventato tipo una belva feroce che si teletrasporta, fa di tutto. Voilà. 50 minuti. Chiamano una di quelle erudite. Ok, ma... tu non mi dai altre informazioni, ok. Vediamo se mi segna qualcosa sulla mappa. Devo trovare un erudito, ok. Ma così, cioè cercando a muzzo? Me lo darai un segnalino, qualcosa, no? Siamo sicuri che non ci sia? Eh no, la missione è trovare, quindi non ti segna una beneamata mazza. Ma forse è quello? Questo qua? Sabbie mobili. Boh, andiamo. Chissà, chissà che non ne venga fuori qualcosa. Ah là là. L'altro ieri ho fatto questa battaglia col diablo, se... mi ha quasi distrutto, a dir la verità. Però sono riuscito a catturarlo all'ultimo. Lì c'è Rathian. Ah, non mi fai più paura. Ti ho ucciso 500 volte. Vuoi combattere? Eh? Non puoi. Hai paura. Rathian non mi interessa. Ciccia, lasciami in pace. Allora, dicevo. Ho fatto la battaglia col diablo. Se sono arrivato tipo senza pozioni alla fine, stentando a dar colpi, ho anche imparato meglio ad usare il martello. C'erano un paio di mosse che non conoscevo. E alla fine, miracolosamente, finalmente, quella belva ha ceduto. Ho anche scoperto lì i micetti che mi danno una mano a catturare le belve. Andiamo nella palude, dai. Sicuramente sarà quel pescione enorme. Ui! Quello che ho visto l'altra volta è che non ho mai ucciso, ora che ci penso. Sono concentrato su ben altri mostri. Quelli che facevano più paura. Le tracce dell'erudito finiscono qui. Ma io non le ho beccate ste. Ma l'erudito che cos'è? Il Barrot? Secondo me sta tipo qua giù. Vediamo, eh. Questi che sono? Le tracce delle ruine che aculei rotti. Questi non c'erano prima. Che succede? È molto strano. Gli insetti guida hanno qualcosa che non va. Se lo dici te, cara. Mamma mia, quanto sono pesante in acqua. Sì, è quel coso lì, guardalo. Vabbè, intanto mi raccolgo un paio di robe per le ricerche, che
Sono blu. Quando sono blu dovrebbero essere. Cioè il mostro dovrebbe essere tanto più grande di noi. Io so di chi sta parlando, è un drago spinoso, ma non è questo qui. Questa è una merdina a confronto. Su, su, che ti faccio il culetto, vieni qua. Quanto fa Dark Soul la mia armatura? Girata dos, vieni qua. Qualche minuto per bene. Aia, stronzo. Con l'attacco fuoco della mia lancia. Sì, del mio martello. Che cazzo ho detto della mia lancia? Giù un diablo, se sai che quanto mi frega a me di te. No! Mi hai preso, bastardo. Sono finito nella melma. Sono nella melma fino alla melma. Oh, che figura di merda che abbiamo fatto. Guarda che la vedo, non è che. Avvocato, scusi, perché si distanzia? Si appropinqui, non si distanzia. Bam! Sbarabammete! Sbarabammete! Hai voglia? C'ho l'armatura della Madonna! Ah, fa male, stronzetto! Fa male! Picchia forte! Picchia duro! Ti sei perso l'ultimo colpo! Aia! Ah, hai visto che legnata? Picchia! Picciali! Guardali la sofferenza! Spostati, spostati. Non si vede una mazza, sono completamente sommerso dall'acqua. Vai giù, vai! Vai giù, vai! Vai giù! Bastardo! Aia! Neanche preso! Se non avessi avuto questa armatura, probabilmente adesso sarei già morto. Scusa, mi fa vedere dove sono, grazie. Questa cosa dell'acqua non mi piace. E qua, vieni. La fai. Gironzoli. Là, mi ha preso. Ho anche ucciso delle robe nel frattempo, ma non importa. Mi devo. Devo attivarmi del robo. Che barba, che noia. Aspetta, con calma si fa tutto. Perché io in acqua sono lentissimo, guardate. Sono veramente una merda. Ah, filiamoci il robo. Olè. Dove è andata a finire Ciccio Pasticcio? È dietro di noi? No, il gattino che fa quel fascio. E qua. Ah ah, l'ho mancato. Che palle. Non si capisce una sega di un. Leva tutta la resistenza sta nel maschifoso. Sei stanco di già? Beh. Perché ci sei riposo. Olè. Io in tutto il mio gameplay non sono mai riuscito. Preso. Preso. Non sono mai riuscito a levare la coda di un mostro. Ci ho provato tantissimo, ve lo giuro. Non ci sono ancora riuscito. No, ti ho mancato tantissimo.
stai scappando via? Ma smettila! Ma vieni qua, dove te ne vai? Perché indulgi? Vieni a fare amicizia col mio martello! Ah, questi mostri di oggi. Salta, ai mostri birichini. Così invece di scappare. Che schifo, lascia anche la melma per terra. Non fugga! Non ci sono più i mostri di una volta. Ha finito di scappare? Sì? Si è messo a girare lì. Venga, venga, avvocato. Una lettera per lei. Venga qui, venga. Olè, yes. Senta come preme il martello. Doppio senso a go-go. Se io me lo faccio qui la lama mi rompe i coglioni. Sono pacifico. Mi sbaglia anche tiro. Venga, venga. Tira fango lei. Eh no. Le cose che deve tirare lei sono le bestemmie. Bam. Badabam. Badabumpete. Badabambete. Guarda, fa un po' quello che ti pare, tanto non mi beccherai mai. Non mi avrai mai. Che bella pistolina che ha. Quanto ancora poco... grazie per la ricarica. Quanto ancora poco durerai? Dove stai andando? Si è accioccato, mi dispiace. Non gli è stato concesso una foto. No! Che ci sono allora, visto che lei si appropinqua verso i meandri della sua fine, io mi appropinquerei ad affilare il mio martello, cosa d'altronde inutile. Io lo reputo assolutamente inutile affilare un martello fatto d'osso, però la dinamica di gioco dice così. Scusi lei, perché ecco tanto viaggiare se poi la fine è inevitabile? Perché si dilunga? Non si dilunghi. Poi si mette lì come se io non lo vedessi, no? È solo un pesce gigante. Ciao, salve, ti ricordi di me? Sono quello che ha sterminato la tua razza. Ci manchi solo te, guarda. Nulla, l'ho preso. Così si rialzi che se no non vedo nulla, grazie. Barabam. Solito. Manchi l'ultimo colpo e mi fai girare i coglioni tantissimo. Venga qui. Olè. E sbadabam. E sbadabam. E sbadabim. E sbadabam. Kadush. Aia. No, ti ho mancato tantissimo. Allora, qui. Vediamo se mi fa qualcosa. Sembra un po' incazzatello. Qua, qua, ti metto qua. In piena vista, vediamo che fa. Lui rotola. Io sono qui in piena vista e lui rotola. Vabbè. Vieni qua. Ma dai! Ma avevo il colpo caricato, ma come si permette? Beh, destino preannunciato. Girata dos. O almeno è così che credo si pronunci. Vabbè. Si faccia sbuzzare, caro amico Giratato. Guardi, la sbuzzo da dentro. Sono un cacciatore di nuova generazione io sbuzzo da dentro. Olè, fatto. Adunata, siamo pronti per iniziare. Grazie a voi abbiamo compiuto progressi nella comprensione di tracce presenti sul continente. Esplorate nei nostri studiosi, ci mostrano dove è diretto lo Zora Magdaros. Si sta dirigendo al Grandi Rupo. Il Grandi Rupo, l'enorme vallata oltre le guglie selvagge? Esatto, pertanto ho una proposta da sottoporvi. Dovremmo tentare di catturare la Zora... Sì, ma te sei scemo. Catturarlo? Ascoltatemi, quel dirupo è lo scenario perfetto. Non ci capiterà l'occasione migliore. Eh sì, mi sembra un'ottima idea. Se non approfittiamo ora, dovremmo attendere 10 anni, se non oltre. Se
Se rispondessi di no, rinunceresti? Proviamo con l'ausilio della quinta. Nulla è impossibile, grazie al cazzo. Prima di iniziare i preparativi per la cattura, però, sarà necessario mettere Astero al sicuro. Un Anjanjongo? Stato avvistato nella mia. Sì, vabbè, devo uccidere. L'Anjanjongo l'ho già fatto 7800 volte. Sono d'accordo, cacciatore, ecco qua la prossima missione. Fate, vede l'Anjanjongo. Ma siate prudenti, l'Anjanjongo non è da sottovalutare. Un solo passo falso e potrebbe rivelarsi fatale. L'ho già triturato 6000 volte. Se mi perdete momentaneamente, avrei un'idea. Cacciatore potrebbe servirmi il tuo aiuto, passa da me, d'accordo? Un'altra cosa riguarda quel preoccupante rapporto che abbiamo ricevuto. Pensi che? Certamente, che figo che è lui. D'accordo allora che lo spettacolo abbia inizio. Abbiamo un drago anziano da catturare, che non è l'Anjanjongo. Rompete le righe, gente. L'Anjanjongo è un tirannosauro. All'inizio mi faceva cacare sotto e adesso invece lo trituro. Sì, ora ci andiamo, ma qui abbiamo finito, sì. Ma prima ho un sacco di missioncine. Ok, dammi qua. Va bene. Ma guarda, aspetta, già che ci sono. Metto anche un paio di missioncine da parte. Tanto uno slot ce l'ho. Caccia mostri grandi e via. Ora, il tizio di prima. Dove sta? Dove sta? Sei tu? Guarda. Vedete, questo è l'Anjanjongo. L'avevo catturato l'ultima volta. E che bellino mentre dorme. Bello lui. Mi fa cacare sotto ogni volta che lo vedo. Allora, dove si trova il ciccio pasticcio? Ciccio pasticcio. Mi dice qua. Ma io sono già qua. E soprattutto, perché le opzioni mi stanno tessera guida? C'è qualcuno che. C'è gente che mi aggiunge. Va bene. Ciao. Santo cielo, l'Anjanjongo è un mostro terribile. Ti consiglio di prepararti al meglio. Ora, a noi. Il motivo per cui sei qui è perché abbiamo dei problemi al laboratorio botanico e abbiamo bisogno delle tue abilità. Sai, stiamo cercando di sviluppare dei nuovi strumenti per cacciatori e vorremmo farli diventare di dotazione standard. Tuttavia, nella ricerca dei materiali, un Tobi Kadachi ci sta mettendo il bastone tra le ruote. Vorresti occuparti? Io non ho idea di cosa sia un Tobi Kadachi. Però va bene. Tieni e prendi il primo strumento che siamo riusciti a realizzare. Spero che ti sia utile. Ma solo se risolverai il nostro piccolo problema. Grazie. Grazie mille e buona fortuna. Che cos'è? Mantello mio. Ah, i mantelli. Ok. Come. Cioè, che ci devo fare? Ok. Sono nei guai. Sì. Mi metto il mantello mimetico. Si mette il mantello mimetico. Olè. E puff, magicamente siamo invisibili. Eh? Che giocone fantastico. Mantello mimetico, va bene. Il nostro prossimo incarico prevede di ricreare un Tobi Kadachi, dovrebbe essere nella foresta antica. Va bene, andiamo. Ora che ci penso? Ma no, vabbè, mangio fuori. Yuppie! Nella foresta antica c'è l'Anjanjongo? Sì, c'è l'Anjanjongo. Andiamo. Yolle. Tramite la barra degli oggetti puoi accedere agli strumenti dedicati. Quindi credo che sia così. Sì. No, non voglio lanciare un raggio SS. Voglio capire dove mi hai messo il. Eccolo, il mantello. Guarda che bello. Siamo invisibili e ora puff, non c'è più. Comunque, prima dobbiamo trovare il Totoki Kadachi o come cacchio si chiama e non ho idea di dove possa essere. Sono sincero con voi. Però
Mentre l'angiangioio conosco perfettamente come e dove sta. Qui per adesso non mi fa vedere niente. Vabbè, lo troveremo. È un mostro nuovo che mi si è sbloccato adesso, quel Toby coso, quindi non ho idea di dove si possa trovare. Ma il bello è questo, no? Il bello è trovare nuovi mostri, fare nuove esperienze, quindi buttiamoci alla bandura. Ciao Jagras, quanto tempo, eh? Hop, hop, aha! Andiamo di qua. Io ho una mezza idea di dove si potrebbe trovare, perché c'è un'area che viene sì utilizzata anche per altri combattimenti quando il mostro si muove, però è anche vero, lì ci sono i micetti. È anche vero che è molto particolare. E sapendone io di programmazione di videogiochi e quant'altro, so che i programmatori di solito non fanno quelle zone così carine per non utilizzarle. Secondo me c'è uno scopo, quindi potrebbe. Angiangioio. Potrebbe, diciamo, essere una zona adatta per codesto nuovo mostro. Scusate, ho un feticismo da cristalli. Troppo Final Fantasy. Allora. Ciao, Angiangioio. Lo sputo dell'Angiangioio. Ma sì, raccogliamolo, perché no? Un ottimo unguento, lo sputo d'angiangioio. Letame, ma raccogliamo anche questo. Lì c'è un Ratian. Che non mi fa paura, però. Non vorrei perderci tempo perché è alquanto aggressivo. È un Ratian o un Rathalos questo? No, questo è un Rathalos. E Rathalos un po' di paura me la fa. Vi dico la verità. Non è prettamente carino e puccioso quanto è Ratian il Rathalos. Il Rathalos ti prende da dietro senza vasellina. Diciamola così. Allora, non c'è scoppio, non c'è scoppio. Questa zona qui, ora che ci penso, non ci sono quasi mai stato. Scusate, ma io sono un minchione perché io una volta che prendo. Eccolo. Una volta che prendo le tracce, so già dove si trova il mostro perché io ho degli insetti iper power che mi indicano esattamente. No, mi ha aggrato il Rathalos. Ti prego, lasciami in pace. No, non è il Rathalos. Eccolo, l'angiangioio. Ora vi mostro una cosa carina carina di Angiangioio, vedete? Lui è così simpatico, anche se gli rompi i coglioni da dietro. Vai. Urla. Si blocca così, che bello, eh. Io te la metto nel paniere, l'ho già fatto milioni di volte Angiangioio, stai calmino. Stai giù, stai. Salgo su, ah! No! Maledetto. Stavo quasi riuscendo. Riproviamo. Vieni qua. No, devi fare. No, devi fare questo. Ecco, grazie. Scusi, ma lei non mi. Ecco, bravissimo. Vada lì. Resti lì, che le faccio una cosa simpatica. No, ma dai! Vabbè. Rifacciamo per i posteri. Su e le cavo un occhio. Devo trovarmi una canzoncina da cantare mentre trucido i bulbi oculari di questo povero essere. Mia bella madunina, che tu vieni giù. Sei incazzato. No, mi spiace. No! Che mi hai buttato giù? Ti volevo fare la super mossa. Sei stronzo. Yeah. Esci qui.
cascate. Guardate che bella la mia armatura. Quanto fa Dark Soul. Allora, sì, tu metti di qua che intanto salgo un attimino e li faccio così. Poi faccio così. No, non ti spostare, no. Sei stronzo allora. No! Questi sono gli attacchi dell'Angian Gioio quando si incazza. No, mi picchia. Scusi lei. Vaffanculo. Mettiti il mantello del mistero. No, non me lo metto il mantello del mistero. Io sono un vero cavaliere, io non uso il mantello del mistero. Vieni qua, curati. Lui intanto se n'è palesemente andato. Ma noi ce l'abbiamo segnato sulla mappa. Io so esattamente dove sei, Poppero. Sono un po' stanco. Ma che ci penso? A proposito di essere stanco, finito anche le bacchette. E non ho pilloline della vita, vabbè, non è importante. Allallero. Eccoti qua. Sei salito su o sei dentro al tronco? Fammi capire. Sei dietro? Sei dietro. Salve, quanto tempo è? È ancora incazzato lei? Guardi, sono qui, venga! Venga. No, non sputi fuoco, grazie! Madonna, mi sono cagato. Vaffanculo però, devo fare l'attacco in salto e far lo stronzo ogni volta. No! Peccate questa! Bam! Che bella tricolata! Non vai via di lì! Vai via di lì! Ma no, mi stava mettendo in fiamme! Scusi lei, però me devi far fare gli attacchi, sennò qui mi fallisce il canale! Oh mio Dio, che cosa ho evitato! Beccati sta trambata tutta in faccia. Ah, è finito di essere incazzato? Scusi lei, perché mi scappa? Venga qui. Poi si stanca, vede? Bam! Mamma mia, che soddisfazione che ti dà questo gioco. Quanto mi piace! Dra in mezzo alle gambe! Sbrabammete! E però adesso mi devo levare un po' di culo! Scusate. No, perché hai saltato? Non dovevi saltare, scusa. Mettiti qua. Sì, poi metti. Poi tu. No! Ma sei stronzo! Non voglio prendere il mantello, mi rompe le palle fare il cambio. Olè, fatto. E qua va? Cosa fai? Chi stai attaccando di grazia? Io sono qui. Sparabammete! Mi è mancato palesemente. No, stavolta mi hai preso palesemente. Mi hai fatto pure male. Così. A lei. Che ne sa lei della vita? La lascia a me la sua vita! Oh mio Dio, un centimetro ci è mancato. Fa male, vero? Fa male, eh? Ahia, stronzo. Non si permette, mi curi lei. Grazie. Ma quello è un rata. No, rata lo scherompe coglioni. Deve tirare le balle. Ragazzi, io capisco che voi volete farvi il culo, ma perché ci devo stare io di mezzo? Ah, come si scanna. Bam! Vabbè, pensaci te, Ciccio, io non lo so. Devo prendere il popcorn. Vi levate di culo? Posso anche combattere anch'io? Scusate, cagatemi. Tra l'altro il Rathalos è molto più forte dell'Angian Gioio, quindi... No, non attaccare me, io ti voglio bene, non ti ho mai fatto nulla. Io voglio picchiare l'Angian Gioio, non te, tu picchia l'Angian Gioio. È finito l'Angian Gioio? L'Angian Gioio sta scappando. Rathalos, lasciami fare. Perché il Rathalos mi insegue? No, il Rathalos mi insegue! Ma non è giusto! Non ti ho fatto nulla! Vai via! Aiuto! Vai, non lo so. Si mette anche Jagras, mo. Lasciatemi in pace! Sono un po' stanco, sì.
Guardi, io sono qua, lo so che mi vedi, ma sei stupido. Per fortuna Rathalos se n'è andato. Ha! Vieni qua! Cane mira di merda! Scusi, lei vuole soffrire un po'? Sì, che le piace! Però mi continua a schivare e non la finiamo più così. No, mi dispiace, ho sbagliato. Mi ha stunnato con un blocco. Aia! No, è incazzato, incazzato, incazzato. Via, 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 via. Ah! Venga qui, che ce n'è ancora. È il suo destino, su via. Sono un giovine cacciatore! Aia! Mi sta triforando! Corri, corri! Corri, corri! Olè! Venga qui, avvocato, scusi. Stompi qui. Spam! Ah, che soddisfazione! Vieni qua, fruffolo, pestalo! Questa Langiangioio. Ah, sono in questa posizione. Ah, doppio colpo. Brutta, 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 brutta storia. Mi vedrà? Mi domanda. Sì, lui spara intanto ai Jagras. Quel Jagras lì con la manina è il Jagras di Furbo. Ogni volta che vedo un Jagras ne addomestica uno. L'ho imparato da poco. Venga qui. Oh, mi ha saltato. Andiamo dai. Bam! Sei stanco, vero? Eh no, però non mi deve scappare così. Sto a fare una brutta figura. Venghi qui! Come si permette lei? Ha ancora due rate da pagare! Venghino, venghino! È andato su, è andato giù, è andato giù. Poi è bello che con tutto che l'ho malmenato a sangue e zompetta, è pure veloce lo stronzo. Ecco, e questa è la zona che vi dicevo prima. Secondo me ci sta anche quel coso, da qualche parte. Ah, che bello, lui come tenta di riposarti, io come tento di rompergli i coglioni tutta la stessa volta. Via, 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 via. Bam! Cos'è quella cosa? Perché sono? Bam, vedete! Mamma mia quanto deve far male, eh. Nope, conosco le tue pattern. Bam! Mamma mia, che legnate! Ho sbagliato tantissimo. Facciamo una cosa. Una cosa molto più intelligente. Uno è curarsi. Due. E mettersi qua, tanto lui è incazzato. Metto qua. Tu sfogati pure con la natura. Te ne stai andando un'altra volta? Ma che palle! Ma perché? Sei tutto accioccato, stai fermo. Dai! Sii uomo anche se sei drago! Dai, faccia la scimmia, faccia la scimmia! Sono più veloce io! Dove credi di andare? Scusi! Lei! Guarda com'è tutto cioccato. Lo potrei anche catturare, ma non c'ho i materiali giusti per farlo. Dai, stai, fermo, vi prego. Siamo rompiti coglioni enormi. Fermo, fermati. Miele. Fermati. Ti fermi? Ti fermi 5 secondi? Ciao, ti fermi? Ehi, ehi. Aia, mi ha buttato pure giù lo stronzo. Che stress questi dinosauri. Vieni qua, rompi maroni. Dai. Ah. No, è toppato, mi spiace. Bravo, mettiti lì. Ia! Mi sono mancato clamorosamente. Così se... Bravo, vieni qua. Ti prendi una trambata dritta in faccia.
No, la coda, la coda, la coda, la coda! Ai! Comandi poco responsivi. Bam! Mamma mia, la faccina in fiamme, eh! Aia, l'ha preso, stronzone! No! Magari corriamo, però. Guarda come super incazzoso. È inutile che fai questa cacciara. Ah, sono in fiamme, sono in fiamme. Sono in fiamme, sono in fiamme. Olè. Vabbè, va. Facciamo i cacciatori professionisti. Non salire, non salire, questa lì. Vai! Aspetti, scusi, scusi, scusi. Le dispiace, cioè, scusi, sì, non vedo un cazzo, però magari sta un po' fermo. Io e tipo un coltello non ho. Ma gentilmente. No, Non le piace il coltello non ho. Questa volta ne facciamo due. No, 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 la parte sbagliata. Sono caduto come un deficiente. Bene. Ora la domanda è, scenderà lui o salirò io? Salirò io! Fa fuoco! Non si sniffa il fuoco fa male alla salute! Infatti io sto andando. È inutile che scappi. Ora lui sale perché vuole andare a dormire il cretino. Ma io non ce lo mando. Perché rotte i coglioni, mo. Vieni qua, vieni. Stronzone. Quanto odio essere piccolo e molto più lento di lui. Va bene, siamo arrivati nella tua tana. Adesso tu vorresti dormire, ma non puoi. No! Che palle che mi è andata a finire là sotto. Yeah. No, non dormi. Buonanotte. Buongiorno! Che bel risveglio. Barabampo. Tutto cattivo. Guarda, cattivissimo. Ti ho solo ucciso 700 volte in fila. No! Ma allora sei proprio stronzo. Dillo che sei stronzo. Scusi lei, dove andate a finire? Sarà mica quello? Yeah! Mancatissimo! Lui non si muove più, ha deciso di arrendersi ufficialmente. Ma allora basta, e basta, Dio mio. Devo ricaricarmi tutto qua. Pure caduto giù lui. Nel frattempo. Coteizzo. Dovrebbe attaccare, eh. Ma non può. Sbagliato? Però qui mi fa tremare le cose e mi dà noia a me. Quindi che no! Lei mi sta facendo sudare anche troppo, avvocato. Ha rotto i maroni. Ha veramente triturato le balle in una maniera indicibile. Io sono anche svenuto. No! Riprenditi, stronzone! Hai rotto le balle, ciccio pasticcio. Adesso ti faccio vedere io. Faccio del professionismo di come si sbaglia un colpo. Bravo lui. Oh! Così salto però. Yes! Sei morto, brutto stronzo. Guarda che faccino da cucciolone teneroso. Ma vaffanculo. Allora, io ho ucciso questa belva. Facciamo una cosa, per adesso torniamo. Nuova missione. Ma io l'ho accettata quella, giusto? E il to... Ah no, vedi, il Toby bla bla blero. Via, via. Ui! Sì, ok, dunque. Ora sicuramente. Item box で装備する
Belli di sera. Allora, con questo ominide è un pesce. Quindi ora cerchiamo in tutte le zone d'acqua. Sicuramente adesso mi spuntano anche le impronte, se ce ne sono, perché comunque è un pesce, sai com'è? Non lascia impronte. Prima zona d'acqua, niente, niente, io. Seconda, vecchie impronte. Oh, che già, grazie. Mamma, andatene a fare. Ste lucertoline. Di una martellata vi smolecolo. Secondo me è lì dove si va a pescare. Nell'oceano. Andiamo a vedere direttamente lì senza cercarci tracce. Tanto, Dio mio. Quanto ci vorrà? Che cosa sei? Vecchia impronta. Questo è un mostro non catalogato. Ma sto Toki Marabushi qua. No, questo è l'Angianjongio. Che sia qui, può essere qui. Scusi, lei è quel coso grosso laggiù? No, quello è un pesce spada. No, non mi attaccate. No, sono una brava persona. No, quello è un pesce spada. Quindi non è qui. Peccato, ci avrei scommesso tutto. No, allora, questo qua sono stanco, sì. A questo punto ci sono quelle tracce, quei puntini interrogativi che mi, il Toki Kadachi si chiama, che mi incuriosiscono. Toki Kadachi. Guarda, qui vicino c'è un'altra, ti levi dalle balle, c'è un'altra zona d'acqua. Qua dovrebbe essere. Eccolo. Ma ai piedi. Cioè. Sì, me l'ha trovato. Ok. Seguiamo la luce. Trova amico destro Toki Kadachi. Ma non era un pesce, scusa. Cioè, il disegnino sembrava un pesce. Toki Kadachi. Mazza, oh, se stava lontano. Pure in alto. Quanto ci romperà le balle questo Toki Kadachi? E soprattutto quante megapozioni ho? Ho 6 megapozioni. Poche in realtà. Ma le lucciole che fine hanno fatto? Scusate, eh. Mi sono distratto un attimo. Perché sono lì? Cioè devo analizzare per forza questa. Toh. Beh, effettivamente qui c'è dell'acqua. Ma quanta strada si è fatto sto coso, Dio mio. Starsi fermo in un punto, no? Come il vecchio Monster Hunter, no? Non gli piace. No, mi ha preso un colpo per nulla. Ok, ma qua, ma in alto. È in altissimo. Aspetta che prendo pure questa. Se no. Ecco perché. Deduco che tu non sei un pesce. Ah, ma guarda che stronzone è. Lui è fastidiosissimo. Lui attacca in una maniera molto fastidiosa. Lucertolone di merda, mi sembravi un pesce dal disegnino, Dio mio, mamma mia quanto sei brutto. E uno scoiattolo rettiloide. Scendi giù? Madonna. Fluffolo, guarda il fluffolo che fa. Critici come se non ci fosse un domani. Io non so quanto sia effettivamente efficace il martello contro lui. Ah, giusto, dai. Via di ste martellate dritte in faccia. Tutte te le sei prese, non ne è mancata nessuna. Vieni qua. Aia, ma è elettrico.
quindi adesso cosa sono? Un po' paralizzato o mi levi semplicemente vita? Ah no, mi ha diminuito la stamina, ok. Sponsone. Maledizione quanto sei agile, oh. No! Io ho cliccato schivo un'ora fa. No, paralizzato. Ma meno male che c'è Fluffolo, Dio mio. Meno male che c'è lui. Ma vaffanculo. Ci stavo attaccando. Cosa stai facendo? Non mi piace. Vai via. No, si è incacchiato. Nope. E mi prende lo stesso, è veramente stronzo, eh. Bam. Vieni qui. Sei troppo agile per il mio martello, io sono lento. Yes. Stai giù, stai. Dove ti posso colpire? Vieni là. Io spero che tu... Madonna mia, che dolore. Aiaiaiaiaia. Spero che tu abbia poca vita perché io, grazie per la ricarica, Fluffolo, sono anche stunnato. Mi stunna bestia questo robot qua. Madonna! L'ho visto in faccia praticamente. Mi fai affinare questa roba? Io secondo me gli dovrei sparare. Vieni qua, vieni. No! Ti ho mancato tantissimo. Vieni qua. Vieni qua. Poi tutto rettilineo, non gli posso fare neanche le figate con la scivolata. Yes. Vediamo un po' di base. Ah, sta scappando ora. No, no, no. Figliuolo, tu non fuggirai. Sei già zoppato? Vieni qui. Brutto stronzetto. Dovrei mangiare anche. Ho dimenticato di mangiare prima di uscire. Mission. Ah ah ah. Dov'è la carne? Ui! Yeah! Dove sei finito? Meno male che ci sono le lucciole, se no t'avrei perso da un anno. Sei là. Mazza, sei accioccato però quanto sei veloce. E quanto cammini. Oh, abbiamo finito di scappare? Finalmente ti posso fare gli attacchi fighi. Vieni, resta lì, resta lì. Sì, accorgiti pure di me, ma resta lì. No, vieni un po' più avanti. Esatto! Ah, quanto amo questa parte. Sono qui ad azzannarti l'occhio con furor. Prendi! Sbam, sbam, sbadabam. Scusa, Fluffolo, ci sei andato di mezzo. Sali, sì. Resta pure lì, io intanto. Quasi, quasi. Olè. Tante belle trambate tutte sul viso. Sei stanco? No, mi dispiace, no. Ia! Che bello. Sbarabambe, 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 sbarabambe. Ole. Tre. E quattro. Ma quanta vita c'hai di grazia? Ti sto fracassando le ossa da un'ora e tu sei ancora qui. Urla, urla, ora scappa. Infatti scappa. Scusi, lei. Lei che è tutta accioccato, scusi. Mi permetta. Io nel frattempo nicoteizzerei un attimino. Olè. Via 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 via
Salve, scusi, io dovrei anche finire la missione perché sto gameplay sta durando una vita. Se magari lei si ferma di giustezza. No, eh. Mi deve far sudare sette camicie per forza. Ha finito? Scusi, essere barcollante lei. Se mi muore io finisco anche il gameplay così, eh. La seguirò verso l'infinito e oltre, guarda. Così, con la mossa caricata, che vado anche più lento, vado al suo passo appena becco una scivolata. Eccola. Hai finito di rompere i coglioni? Muorici! Devo chiudere il gameplay, maledetto! Si mette pure a urlare, mo. Che devi fare? Stai bonino e muori. Minchione. Oh, Dio mio, quanto mi hai trifolato le palle. Questo mostro qui potrebbe darmi i pezzi per un'armatura nuova, eh? Non lo so, dipende da quanto è forte. Bella zona. Stava tornando alla base, praticamente. Missione compiuta! Grazie, grazie, grazie. Oh, vorrei darti un bacio. Grazie a te i cacciatori potranno usare i nostri strumenti dedicati. Il bacio te lo tieni tu, tra parentesi. Ah, a proposito, ho provato per curiosità a piantare un seme dell'albero ventusto. Non ci crederai mai, ma è germogliato. Minchia, veramente, non ci avrei mai creduto. Sono alberi particolari perché crescono assorbendo energia dagli esseri viventi che li circondano. Ti risparmio particolari noiosi, piuttosto ci sono degli oggetti che usi molto spesso? Forse potresti sfruttare le proprietà dell'albero e con un po' di fertilizzante creare oggetti che servono alla tua casa. Va bene, sì, perché no? Ok, quello è l'albero vetusto. Minchia, germogliato, è cresciuto completamente. Non è che è germogliato. Felice di vederti. Avete mai visto il nostro albero vetusto? Beh, l'ho appena visto. Un attimo prima era soltanto un piccolo germoglio e poi puff! Tutto in un tratto è diventato questo gigantesco albero. Ma davvero un attimo prima, eh? Ora è tempo di fare un po' di ricerche. Non vedi l'ora di mettere le mani su nuovi oggetti, vero? Come no? Sfrutteremo l'albero vetusto per coltivare i nuovi oggetti che ti saranno utili nel corso dell'avventura. Di cos'è che avevi bisogno? Di una donna. Ti levi? Coltiva. Mi serve, mi serve, mi serve, non ne ho idea. Questo è tutto quello che posso coltivare. Noi coltiveremo vacche spillo. E basta. Solo vacche spillo e fertilizzerò. Perfetto. Benone. Ragazzi miei, io direi che per questo gameplay abbiamo fatto anche fin troppo. Vi ringrazio per avermi seguito fino ad ora e vi invito a seguirmi al prossimo episodio.